Buongiorno. Dunque, questo è un video che serve a chi deve fare l'ISI. L'ISE, ho detto l'ISI, scusate, stavo seguendo le notizie di quello che è accaduto ai militari italiani. Che sembra che freghi un po' poco a tanta gente. Vabbè. Dunque, io vi dico esattamente cosa dovete compilare. Cerco di essere il più possibile specifico. In realtà voi non dovete compilare un accidente, sono documenti che dovete portare. Siccome me l'hanno chiesto, magari altri lo sanno già, non hanno bisogno, ma chi me l'ha chiesto magari ha bisogno di informazione. Per cui partiamo dalla prima cosa. L'ISE va fatto all'inizio dell'anno, però vi conviene prenotarlo già a dicembre. Anzi, fossi in voi andrei agli inizi di dicembre. Tenendo conto di due cose importanti, se avete un conto corrente o un conto corrente postale, la giacenza media non viene fatta a dicembre, viene fatta a gennaio, a volte dopo la metà di gennaio, come nel caso di Poste Italiane, per cui dovete tener conto di questo quando fate la prenotazione. Non è un grosso problema perché è vero che a voi generalmente l'ISE viene consegnato dopo una settimana, ma i dati vengono immessi prima, cioè durante la compilazione. È una procedura che voi non vedete, viene fatta o dai CAF o dal patronato. Allora, dovete portare, punto 1, eventuali giacenze medie presso banche o poste. La giacenza media è un documento che viene rilasciato su vostra richiesta, assolutamente gratuito, da banca e posta, che testimonia i movimenti sul vostro conto corrente e sulle vostre carte prepagate, perché la carta di credito, se avete una carta di credito normale, non avete bisogno del reddito di cittadinanza, insomma, da sola costa uno spatasso. Le giacenze, i movimenti medi durante l'intero anno su questo vostro conto corrente, sulla vostra carta, sul conto corrente postale, su eventuali libretti. E servono per documentare il fatto che lì non siano entrati i soldi o non ne siano usciti troppi, ecco. La vostra situazione dal punto di vista pensionistico e contributivo da parte dei comuni, cioè avete una pensione, un'invalidità, un qualsiasi forma di sostegno pensionistico, dovete portare la documentazione. Non significa che questo vi tolga qualcosa dalla carta del reddito, ma dovete comunque documentarla, cioè non è che siccome magari la pensione di invalidità non conta, nel cumulo voi non dovete dirlo, no, dovete dirlo comunque. Il fatto che non conti, voi dovete comunque dirlo ai CAF. Io prendo questi soldi come pensione di invalidità, poi è il CAF che defalca la cosa, ma voi dovete dirlo, non perché rischiate chissà che, ma è meglio essere prudenti e portare un documento in più che un documento in meno. Altra cosa, le automobili. Attestato di proprietà dell'automobile, potete fotocopiare tranquillamente il libretto di proprietà che testimoni che la macchina rispetta le specifiche del reddito di cittadinanza, quindi se è superiore ai 1.900 non deve essere acquistata da più di 2 anni, se è sotto i 1.900 deve essere usata da 6 mesi. Quando si parla di immatricolazione, come è scritto nel decreto, si parla di prima immatricolazione, quindi se la macchina è usata e ha 10 anni e voi l'avete immatricolata 4 mesi prima, anche se è un 1.900, cambia niente perché la prima immatricolazione è 10 anni prima. E l'importante è la prima immatricolazione, non l'ultima immatricolazione. Se la macchina ha cambiato 6 proprietari, fa testo il primo proprietario che ha immatricolato la macchina, non l'ultimo, perché da allora la macchina ha perso valore, è stata sfruttata e tutto quanto. Almeno nominalmente, poi magari il primo l'ha comprata, l'ha piantata in garage e voi l'avete comprata dal garage. Non è un problema ma vostro. Se avete avuto culo a trovare una macchina sana, bene. Ma l'importante è che sia la prima immatricolazione che abbia queste particolari specifiche. Ovviamente non potete avere barche o altre cose. Il contratto d'affitto. Il contratto d'affitto è fatto con i patti in deroga, che è quello che dà l'accesso al contributo, al bonus più alto. Il contratto d'affitto delle ALER o delle case popolari, che
che a volte non dà accesso a nessun contributo, perché se sotto i 50 euro mensili il canone non vi danno niente. Però anche qui portatelo, non è importante, portatelo. Non datelo come cosa che vabbè, tanto non mi danno un tubo, non lo porto. No, portatelo. È comunque un documento, serve a zero, va benissimo, ma portatelo. Non dovete portare, ad esempio, il casellario giudiziale, non dovete portarlo. Perché? Perché se avete avuto una condanna, sta a loro verificare il casellario giudiziale, perché il casellario giudiziale non è gratuito, si paga. E quindi il certificato penale non dovete, anche perché onestamente, visto che riguarda reati commessi negli ultimi 10 anni, ma reati ben specifici, la vostra posizione è già segnalata all'INPS, teoricamente, ve l'ho sempre detto, in Italia i vari ministeri, le varie, si parlano a fatica, ma anche a livello locale, ecco. Però quello non è necessario portarlo, assolutamente. Mentre per gli stranieri, come io purtroppo ho scassato le scatole fino adesso, dovete portare quel famoso documento che testimonia che voi non avete proprietà all'estero, e nel caso degli stranieri è opportuno invece allegare un eventuale certificato penale che testimoni reati non commessi nel vostro paese. Non è anche quello obbligatorio, ma è opportuno. Perché il problema è che anche mentre io so che alcuni di voi stanno facendo adesso la tirata per cercare di avere questi documenti, non è facile, lo so benissimo, anzi in alcuni casi è improbo, però l'hanno stabilito. Giustamente qualcuno dice: io sto in Italia da 15 anni, che cavolo ne so di quello che succede a casa mia. Non l'ho decisa io la legge, ragazzi, per me è un'idiozia, però bisogna portarla. Dovete portare inoltre qualsiasi documento che attesti contributi straordinari ricevuti da regione e comuni. In quel caso dovete andare dagli assistenti sociali, che sono loro gli erogatori del contributo, e chiedere questo documento. Ci vorranno 2 o 3 giorni per averlo, che attesti appunto che nell'anno avete ricevuto questi contributi. Se non avete ricevuti, no, inutile che andate là a chiedere niente. Ma se li avete ricevuti dovete documentare anche questi, e questi fanno cumulo sull'ammontare della carta. Ve lo dico perché, prendendo come esempio quella di Giacomo, lui non c'era più al lavoro, però se avesse mantenuto la carta sarebbe passato da 730, abbiamo fatto il calcolo, fra detrazioni, re e tutto quanto, sarebbe sceso, casa nuova e tutto quanto, a 300 euro. Via il bonus casa, perché la casa in cui stai è popolare, è sotto i 50 euro dell'affitto, quindi via 280. C'era il REI, quindi già 50 erano tolti di base, ma c'è anche quello del 2019, e ha avuto dei contributi del comune, gli scende 300, cioè 100 euro in più del REI, con cui però non aveva tutti questi obblighi, e che aveva comunque una gestione demandata ai servizi sociali, mentre qua è demandata a sti poveri navighetto che non sanno da che parte girarsi. Tutto questa è la pappardella generale. Sembrano tante cose, in realtà le licenziamenti, la banca e la posta ve le fanno in un minuto, sono gratuite. I contributi straordinari del comune ci vogliono 2 o 3 giorni, basta avvisare prima, diciamo all'inizio di gennaio, e ve li fanno in 2 o 3 giorni. Tutto il resto, il contratto dovreste averlo, quello della casa, se avete la casa. Il resto è quello che dovete compilare sul posto, cioè la dichiarazione del vostro stato di famiglia, quanti siete in famiglia, quanti sono in condizione di lavorare, se ci sono persone con disabilità, scusate, queste cose le fate sul posto, però non vanno fatte prima, vanno fatte sul posto.
Generalmente dal momento in cui compilate l'ISEE, al momento in cui l'ISEE viene dato a voi, la vostra coppia, che vi serve in caso dovete presentare ricorso o per altre pratiche, come ad esempio i bonus energia, vi serve l'ISEE, non potete fare la domanda per i bonus energia senza l'ISEE. Intanto questi dati sono già partiti, sono già andati su, sono già a disposizione dell'INPS. Comunque, anche se tutta questa documentazione deve essere consegnata entro il 31 gennaio, diciamo che c'è un periodo di latenza di una settimana ancora, perché dovete considerare che mentre quella di gennaio, proprio perché va consegnata entro il 31, viene fatta con l'ISEE vecchio, quella di febbraio no, quindi se non avete fatto questa documentazione entro 31 gennaio, quella di febbraio vi può venire sospesa. Ribadisco, sospesa, non revocata. C'è una differenza sostanziale. Se la procedura, come mi ha detto uno dell'INPS, è la stessa, terrei, nel momento in cui presentate la documentazione vi vengono dati gli arretrati, però non mi ha saputo confermare perché Poste Italiane mi ha detto una cosa, l'INPS mi ha detto un'altra. Se vengono caricati subito sulla carta, come succedeva con i REI, oppure se si aspetta la fine del mese e vi caricano la carta con l'arretrato e tutto quanto. E anche lì non mi ha saputo spiegare se effettivamente, visto che la carica è doppia, uno può prelevare 200 euro invece di 100, prendendo l'esempio dei single. Questa è tutta la procedura. Come vedete non è complicatissima. Buona parte di questi documenti ce li avete già. C'è il fatto che l'INPS aveva detto che avrebbe fatto gli ISEE in automatico, però io questa certezza non ce l'ho. E comunque a voi l'ISEE serve, perché anche se l'INPS facesse l'ISEE in automatico, a voi l'ISEE serve per presentare la domanda di rinnovo dei bonus energia che scadono alla fine dell'anno. Quindi se non li avete, se non, non portate la nuova documentazione, lo Stato non vi eroga più il bonus, quindi dovete farlo in ogni caso l'ISEE. Ecco, io spero di essere stato abbastanza chiaro, scusatemi, ma sono abbastanza bollito. Se avete delle domande le scrivete sotto, io cerco di rispondervi appena posso, perché sono abbastanza incasinato in questi giorni, ma cerco comunque di venirvi dietro. Tanto vi auguro una buona giornata, forse carico dopo il video richiesta che mi hanno fatto. Ecco, e un'ultima cosa, devo fare i complimenti a una persona che è politicamente lontana da me anni luce, ma si dimostra furba, che è la signora Meloni. Si dimostra furba perché ha usato un meme in cui viene presa pesantemente per i fondelli e l'ha presa nel modo migliore, lo sta sfruttando a suo vantaggio, passando per una donna spiritosa, una donna che accetta lo scherzo, una donna che accetta la satira. Ecco, forse da parte della sinistra italiana e soprattutto da parte dei pentastellati sarebbe ora di imparare ad accettare queste cose, perché io voglio vedere se questo meme l'avessero fatto su un pagliaccio di Genova. Probabilmente sarebbe lì lui e i suoi giannizzeri a strillare come aquile spennate. Mi ricordo il signorino in questione, riferendosi alla Boldrini, un posto in cui cosa fareste la Boldrini, ecco, una delle cose più schifose che si siano mai sentite, una roba da vergognarsi a vita, quello lì non è né satira né comicità, quello è vomito, poi ci si lamenta che perdono voti a nastro. Buona giornata a tutti, ragazzi.